È arrivata la prima ospite qui ai nostri microfoni dopo aver avuto alcuni candidati al telefono, Iris Savastano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornata ai nostri microfoni. Grazie, grazie di avermi fatto ritornare. Iris, allora ci siamo. Sì. Ci siamo, io prima ho usato una metafora ciclistica, siamo all'ultimo chilometro. Sì, sì. È stata insomma abbastanza complessa. Aspettate che c'ho il microfono che scende. Ecco, ecco qui, ci siamo. È stata faticosa, però bello, bello, perché chi fa campagna elettorale sa che è bello incontrare con tanta gente, ascoltare tutte le problematiche, un po' quello che poi si fa durante tutti i 5 anni, però quella è un'occasione concentrata, è un mese in cui hai la possibilità di incontrare tante persone, ascoltare tante problematiche, pensare e condividere possibili risoluzioni, quindi devo dire, insomma, è un periodo bello. A proposito di periodo bello, ti chiedo se me lo puoi dire, qual è stato il momento che più ricordi di questa campagna elettorale, il ricordo più bello che hai di questa campagna elettorale? Il ricordo più bello, ne sono diversi, devo dire. Quello che mi riempie il cuore è quando incontro persone che vivono un periodo magari di sfiducia nei confronti della politica e mi dicono non ti fermare. Perché io, insomma, da 5 anni mi sono affacciata al mondo della politica e quindi ho un percorso lavorativo e professionale del tutto, diciamo, diverso, e il fatto che mi si dica non ti fermare, vai avanti, abbiamo bisogno di persone come te, devo dire la verità, mi riempie di orgoglio, anche perché il voto è, quando dico le persone mi dicono ti voto, per me non si ferma alla semplice parola del fatto che scrivono il nome, che ripongono in me la fiducia per un cambiamento, questa è la cosa importante. Iris, io oggi vorrei rendere le interviste fra virgolette più umane, cioè nel senso avvicinarsi a quella che è la persona candidata piuttosto che un vero e proprio programma politico. Mi sono immaginato la campagna elettorale in questo senso, cioè oggi ultimo giorno di sforzo massimo, domani magari una sorta di rilassamento e poi domenica credo che ci sarà un po' un giro per i vari seggi. Domenica, sì, sicuramente. Domenica, insomma, cercherò di svegliarmi con un attimo di calma per recuperare e dare il massimo per la giornata di domenica e di lunedì, perché insomma non si sa ancora quali sarà l'ordine nello spoglio delle schede. Solitamente so che si parte prima alle comunali e poi alle municipalità. Sì, per cui insomma noi siamo quelli che soffriremo un po' di più fino alla fine. E sì, sicuramente insomma cercherò di stare con i miei figli domenica mattina, che poverini in questo periodo non è che mi hanno visto moltissimo. Però sono i miei più grandi sostenitori, cioè sono i primi a dire mamma non ti fermare, quindi insomma per me anche quella è una grande soddisfazione. E poi domenica girerò fra i seggi, saluterò tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo periodo. Solitamente quando poi si chiudono i seggi cominciano a venire fuori i primi sondaggi, sì. È una cosa in cui credi oppure secondo te ci vuole poi lo spoglio reale per Ma capire qual è effettivamente il risultato? È importante, nel caso soprattutto insomma voglio dire del candidato sindaco, è importante che lo spoglio sia completo, perché insomma pochi seggi non possono determinare un risultato. Tra le altre cose dicevi appunto che girerai per i seggi, girerai per il quartiere, quello è il tuo quartiere, quello quartiere è il mio dove quartiere, tu vivi, sì. Effettivamente è il mio quartiere dove vivo da 12 anni, ma tra l'altro insomma molte sono persone con le quali ho frequentato le scuole, perché ho frequentato scuole del quartiere di Chiaia e di Posillipo, per cui insomma sono per me veramente, ecco, le persone che mi conoscono da ragazza. È più faticoso l'impegno politico o il tuo lavoro che svolgi? Ricordiamo anche qual è. Allora, io lavoro nell'ambito della consulenza delle imprese turistiche, sono amministratore di una società, ma il lavoro, allora, innanzitutto il lavoro più difficile è il lavoro di mamma. Infatti, ci tengo a dirlo, perché di mamma è di gestione della casa, poi, mamma gestione cose. Della casa, di moglie, perché comunque è difficile insomma riuscire a coordinare tutto, quindi poi perché per me la priorità è sempre la famiglia, poi sicuramente l'ambito professionale e poi la passione della politica. Devo dire che in questi 5 anni sono riuscita a incastrare tutto, io dico che la mia vita è un Tetris come la vita di tutte le donne che lavorano, che hanno la famiglia e che hanno una casa.
e sono riuscita ad essere sempre presente in commissione, in consiglio, a seguire, perché nella vita, insomma, se uno si riesce a organizzare bene, poi ho la fortuna di avere dei figli già che stanno crescendo un po' di più, a 6 anni e mezzo e 10 anni e mezzo, quindi cominciano già ad essere un po' più autonomi, quindi sono poi contenta. Adesso i bambini non sono più come eravamo noi, sono più tecnologici, quindi anche più indipendenti, se vogliamo. Ma io sono un po', diciamo, restia a questa eccessiva tecnologia, perché è importante con i bambini parlare molto, è importante capire quello che pensano, quello che vedono, perché purtroppo ci sono troppi bambini che oggi perdono tutta la giornata davanti a questi strumenti, che secondo me li allontanano dalla vita terrena e li mettono troppo nella vita virtuale. Tornando invece a quelle che saranno le lezioni di domenica, vorrei che tu ricordassi uno dei punti focali, poi quello a cui tieni di più della tua campagna elettorale. La modalità di voto? No, dicevo. Non ho capito la domanda. No, dicevo, naturalmente c'è un programma tuo, sì, elettorale, il, sì, punto a cui tieni di più, il primo punto a cui penserai. Allora, innanzitutto è fondamentale nell'ambito del mio quartiere rivedere un attimo la questione della manutenzione dell'edilizia scolastica. Io vivo, diciamo, molto questo problema, perché tutti i giorni mi interfaccio con mamme e bambini che vivono situazioni che, insomma, non dovrebbero essere vissuti. È necessario intervenire sulla manutenzione dell'edilizia scolastica anche e soprattutto nella municipalità di Chiaia Posillipo San Ferdinando, oltre che manutenzione stradale, arredo urbano. Noi, insomma, abbiamo necessità di interventi urgenti, anche perché poi, come dico sempre io, nella municipalità c'è un contatto più diretto con l'elettore, che può essere un amico, può essere una persona che non conosci assolutamente, però effettivamente già se vai a prendere il bambino fuori scuola, a me già hanno detto: guarda che se sali la settimana prossima dobbiamo vedere che dobbiamo fare per questo, questo e questo, perché effettivamente sono persone che già in questo periodo, io già l'ho detto nelle precedenti interviste, pur essendo consigliera uscente della municipalità Vomero Arenella, ma vivendo nella prima municipalità, mi si chiedeva comunque, come dire, di farmi carico di una serie di problematiche. L'ho sempre fatto, non mi sono mai fatta indietro, e quindi ecco il problema, che il giorno dopo incontro persone e ti chiedono un aggiornamento rispetto alla questione, ma io non ho timore di questo, perché ho voglia di fare, quindi sarò sicuramente presente e cercherò di essere attiva rispetto a tutte le problematiche del quartiere. Anche perché è bello ricevere un complimento, un plauso per quello che si è fatto, però va bene anche una lamentela, passami il termine, perché ti spinge comunque. Certo, e ti sprone a fare meglio, questo sicuramente, ma io sono convinta di questo e, insomma, non ho timore di quello che può succedere. Tornando invece al lato personale di quella che sarà l'elezione, quando prevedi che finirà poi questa adrenalina elettorale e magari riuscirei anche un pochino a rilassarti? Ma io credo che per quanto, diciamo, riguarda la municipalità, per martedì. Poi bisogna vedere invece la questione, diciamo, del candidato a sindaco e quindi dell'eventuale ballottaggio, certo. Quindi, insomma, per me la completa tranquillità la si potrà avere dopo il 19. Anche perché ci tengo a spiegare una cosa: naturalmente lo spoglio per le municipalità sarà completato fra domenica notte e lunedì, nella giornata, sì, di lunedì. Lunedì sera, diciamo, e sarà finisce lì poi, sì, effettivamente. Sì. Invece, per quanto riguarda il consiglio comunale e la candidatura a sindaco per l'eventuale, sì, ballottaggio, bisognerà aspettare il 19 sì, di giugno. Il 19 giugno, che sarà il giorno che si andrà praticamente a rivotare, e poi successivamente lo spoglio. Esatto, lì quindi saranno scelti anche i consiglieri comunali, che sono 40, sì, se non mi, sì, sbaglio, per, sì, un comune, sì, di Napoli, che, sì, supera il milione, sì, di abitanti. Sì. Ricordiamo anche un'altra cosa importante, visto che prima lo hai accennato: scheda arancione per quanto riguarda, sì, le municipalità. Sì, i cittadini avranno due schede, la scheda azzurra e la scheda arancione. Ripetiamo, anche sulla scheda azzurra dovranno mettere una X sulla preferenza del sindaco e una X sul simbolo del partito che si vuole votare. Sì. Si, sì, può fare anche un voto disgiunto per quanto, sì, riguarda la scheda azzurra. Sì, e poi si dovranno esprimere la preferenza, che può essere uomo e donna, l'importante è che sia dello stesso partito. Esatto. Successivamente chiudono quella azzurra, aprono quella arancione. Devono mettere una X sul candidato presidente della municipalità e una X sul partito, quindi sul simbolo che è all'interno della coalizione di quel
candidato presidente. In quel caso non esiste voto di scambio. Bravissimo, è importantissimo questo, perché altrimenti il voto è nullo, ed esprimere la preferenza. Sì, io preferisco spiegarlo sempre, perché poi effettivamente ci sono dei modi che magari possono essere poco guarda chiari. Ti devo dire che negli ultimi giorni penso di averlo spiegato tantissime volte, che purtroppo è poco chiaro, e molti soprattutto hanno lamentato il fatto che non ci sono più tutte quelle pubblicità che spiegano le modalità di voto, cosa che invece si vedeva più in passato. E quindi insomma, noi di Radio Amore Napoli poi lo diciamo ogni volta, pubblicità, dico a livello televisivo, certo, prima ti ricordi c'erano questi, quegli spot, non sì assolutamente sono. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, l'ho fatto già l'altra volta, però ci tengo a richiedertelo, tu comunque sei attiva sui social, effettivamente negli ultimi giorni poi di campagna elettorale è ancora meglio stare in mezzo alla gente, o ti è più utile il social perché magari non riesci a raggiungere tutte le persone che vorresti? Allora, entrambe, nel senso che social è importante perché è uno strumento utile a appunto raggiungere persone che non hai la possibilità di incontrare quotidianamente. Però, te l'ho detto anche l'altra volta, per me è fondamentale il rapporto umano, la stretta di mano, il fatto di vedere negli occhi la persona che ripone in te la fiducia e che il 5 giugno scriverà il tuo nome. È fondamentale, perché e questo, e purtroppo si è perso un po' quello che è il rapporto umano, il calore, e questo secondo me è invece importante recuperarlo, perché l'amicizia virtuale non è la stessa cosa dell'amicizia reale. Ci sono poi due cose che ti voglio chiedere, sempre nell'ambito personale. Allora, la prima, siamo una radio, se dovessi scegliere una colonna sonora di questa tua campagna elettorale, che canzone sceglieresti? Mamma mia, mi hai fatto una domanda difficile, difficile. Più difficile di quella di politica. Guarda, ti farei, allora ora faccio una cosa, non voglio essere mielosa, io ho una canzone di Celentano, che è una canzone che racchiude, è una canzone mia e di mio marito, e io la dedicherei a mio marito, perché mio marito è una persona che mi sta sempre vicino, sempre, siamo 22 anni che siamo insieme, e in campagna elettorale mi fa sentire ancora di più la sua presenza, perché si dedica completamente a me, tralasciando anche un po' il suo lavoro, e insomma, quindi ti devo dire la verità, forse la campagna elettorale, ecco, se devo pensare a una canzone penso a quella di mio marito, perché senza di lui sicuramente ha un ruolo determinante nella mia vita. Salutiamolo anche a questo, sì, molto, sì. Come si chiama? Toto. Ciao Toto. E invece la seconda domanda, fra virgolette frivola, è questa qui, con tutta la scaramanzia del caso, assolutamente. Bravo, incrociamo tutte le dita, voi non ci vedete ma noi stiamo incrociando le dita. In caso di, come festeggerai? Come intenzione di festeggiare? Con la famiglia? Sì, con perché i miei figli, una bella giornata noi quattro. Anche perché effettivamente poi il supporto della famiglia, per quanto magari i tuoi figli sono piccoli, magari non possono capire. No, credimi, è fondamentale, perché i miei figli, anzi, sono anche nell'età in cui capiscono, però allo stesso tempo poi ovviamente non sanno bene cos'è la politica, però soffrono magari un po' la tua assenza. No, ma loro sanno, perché sentono, l'altro giorno mio figlio mi ha detto, mamma, tu ce la devi fare, perché tu sei una persona che ti dedichi tanto agli altri, e questa è una cosa che mi ha commosso, perché insomma un bambino di 10 anni e mezzo che diceva, ma tu sei sempre disponibile, e queste veramente sono cose che ti riempiono il cuore. Che poi effettivamente questo è il segreto poi della politica, secondo me, passione e disponibilità. Sì, sì, e però detto da un bambino di 10 anni e mezzo, ti devo dire la verità, veramente mi ha emozionato. Ha un grande significato. Sì, sì, perché poi comunque inevitabilmente lui lo vive un po' il disagio, ecco, di non vedermi in casa. Sono un mese e mezzo che dice, mamma, ma esci sempre, tutte le sere. Io poi non sono una che fa, vabbè, diciamo, magari uscissi per andarti a divertire. No, però lui, invece esci per un ruolo. Ma lui, tu devi vederlo dagli occhi di un bambino, lui vede che la mamma non c'è, poi, esatto, che o quindi, lavoro o politica o lui non interessa. Sì, effettivamente vede che la mamma non c'è, però comunque effettivamente, come dicevi tu, la prima parte da considerare è che il lavoro più difficile, indipendentemente da quello che puoi fare, che tu sia un avvocato, un ingegnere, è quello lì della mamma. Quindi quello che diciamo, lo festeggio noi quattro, una bella giornata magari al mare, spensierata, sperando che il tempo ci aiuti. Ma tanto abbiamo tempo, ti ho detto che insomma ci vuole tempo. No, perché effettivamente gli ultimi giorni così. Meglio così. Così le persone non vanno a mare domenica e vanno a votare. Andate a votare. Assolutamente sì, perché ricordiamolo, votare non è solo un diritto, ma è anche un preciso dovere. Per me è un preciso dovere. Da chi si voti, ancora di è più un per le donne dovere. Che l'hanno acquisito, hanno acquisito il diritto in tempo successivo, devono andare a votare. Assolutamente sì. Iris, si dice in bocca al lupo, credo. Sì, si dice. Poi magari il lupo. Ci risentiremo per commentare questa tornata elettorale. Intanto io ti saluto e ti ringrazio. Ricordiamo che tu sei candidata alla prima municipalità come consigliere. Sì. Chiaia.
Posillipo, San Ferdinando, li ho citati tutti. Scheda arancione. Scheda arancione, si barra il nome del presidente e poi quello dei candidati, il simbolo, anzi prima del partito, a sostegno naturalmente del presidente, preferenza di genere, un uomo e una donna. Grazie, grazie. Grazie a te per essere stata con noi, grazie mille, Elisa Savastano.